La casa circondariale di Gorizia diventerà un carcere modello, con laboratori e nuovi servizi, maggiori spazi per guardie e detenuti. Il sindaco Ziberna consegnerà al Ministero di Grazia e Giustizia una struttura nuova, che accorperà l'ex scuola elementare Pitteri e la prigione di via Barzellini, e consentirà di migliorare la situazione carceraria attuale. Il Comune di Gorizia desidera promuovere una nuova concezione di detenzione con grande attenzione ai diritti umani e alla giustizia, con ciò che comporta la sua applicazione. Sta prendendo forma, infatti, il primo carcere europeo. È europeo proprio perché è situato al confine tra Italia e Slovenia. È un progetto ambizioso che vedrà coinvolti eccellenze di ingegneria e architettura, ma anche discipline sociali e antropologiche connesse all'istruzione e alla formazione professionale. Per ora si parla di un prototipo a cui il Comune di Gorizia ed Enrico Sbriglia del DAP, Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, stanno lavorando con impegno per riqualificare l'area in corrispondenza del vecchio ospedale civile. Il sindaco Ziberna assicura che ci saranno presto degli aggiornamenti in merito. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Cari amici, ben ritrovati con la rassegna stampa di oggi. Questa è la prima edizione in studio con voi, Rosario Moreno. Iniziamo subito con la lettura delle notizie. Rientro a scuola, tutte le nuove regole da rispettare dentro e fuori dalla classe, insomma, come il Covid ha cambiato la didattica. Il ritorno alle cattedre e alle lezioni frontali, il non intervallo e in molti casi il pasto dal banco, l'attività fisica sospesa e le aule di informatica chiuse. Il fattoquotidiano.it ha esaminato i maggiori cambiamenti che avverranno appunto da oggi, lunedì 14 settembre, oltre che le regole che dovranno essere rispettate. Mense scolastiche verso la ripartenza senza certezze tra rischio del pasto freddo anche e in classe paura dei rincari e lavoratori in bilico. In molte scuole il servizio non sarà previsto per alcune settimane, in altre si faranno più turni, anche quattro addirittura, per utilizzare il refettorio mantenendo il distanziamento. Ma c'è anche chi mangerà al banco, il cosiddetto lunchbox. I sindacati paventano una riduzione del personale in appalto e segnalano come per gli addetti non siano disponibili i test sierologici gratuiti. Zingaretti alla festa dell'unità ha detto: le classi dirigenti non hanno capito che non è un gioco, che non è in gioco il governo che ora picconano, ma appunto la tenuta della nazione. Il segretario del Partito Democratico chiude la festa dell'unità di Modena attaccando anche la destra. I partiti di carta, dice, di proprietà di un leader in un paese di voltagabbana e twitteroli. Gli alleati, dice, basta con l'ipocrisia di stare insieme, ma in TV fare la parte degli avversari, perché questo logora. Il Covid non ferma i festival italiani, in punto tra distanziamento e mascherina, al via quelli di letteratura, filosofia e spiritualità. Un diverso allestimento degli spazi e misure di sicurezza rigorose, panel ridotti e location più ampie possibili, per permettere ai visitatori di godere anche nel 2020 dell'offerta culturale delle manifestazioni. Daniele Francesconi, direttore del Festival della Filosofia, ha detto che la difficoltà maggiore è stata quella di rincorrere le normative che cambiavano di giorno in giorno. M49 fallì di gare i governatori leghisti, c'è il no di Veneto, Friuli e Lombardia alla redistribuzione degli orsi del Trentino. A Trento c'è sovraffollamento di plantigradi e il presidente della provincia Fugatti cerca sponde, ma proprio i suoi colleghi di partito si tirano indietro davanti alla richiesta del ministro Costa. Fondi della Lega e PM nella richiesta d'arresto per i commercialisti hanno scritto infiltrati nelle istituzioni, fibrillazione ai piani alti della politica. Fibrillazione ai piani alti della politica, quindi il PM Stefano Civardi e il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco lo scrivono nella richiesta d'arresto che ha portato ai domiciliari Alberto Di Ruba, ex presidente della Lombardia Film Commission e direttore amministrativo della Lega al Senato, Andrea Manzoni, revisore contabile per il Carroccio alla Camera,
e l'altro commercialista Michele Scilieri e suo cognato Fabio Barbarossa nell'ambito dell'inchiesta sulla compravendita di un capannone alla Lombardia Film Commission. Pescatori italiani sequestrati in Libia all'appello dei familiari. Dopo oltre 10 giorni hanno detto: vogliamo sentire la loro voce, pronti ad andare a Roma. Sono ancora bloccati in Libia i 18 membri dell'equipaggio dei 2 pescherecci di Mazara del Vallo, sequestrati la sera del 1° settembre dai militari del generale Khalifa Haftar. La vicenda viene monitorata dalla Farnesina, che alla sera dell'agguato sta trattando il rilascio dei motopesca Antartide e Medinea, oltre che dei pescatori tuttora trattenuti a Bengasi. Nonostante le costanti rassicurazioni, da giorni i familiari non riescono a stabilire un contatto con i marittimi che, dopo essere stati interrogati, sono stati trasferiti in una struttura da cui non possono uscire liberamente. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.